Buonasera. Dopo la brevissima incursione nel mondo delle fate, questa sera riprenderemo il nostro viaggio nel mondo degli spiriti, del mistero, della magia. E lo faremo con un racconto, una storia. Ne avevamo già parlato di questo argomento delicato e complesso, quale appunto può essere il fenomeno oscuro dell'occultismo, dei malefici, degli incantesimi, quelli che popolarmente vengono definite anche fatture. Abbiamo visto anche che la testimonianza della loro realtà, della loro esistenza, si perde nella notte dei tempi, e cioè praticamente da quando l'uomo è comparso sulla terra. Ho anche precedentemente descritto come la stregoneria o la bassa magia, attraverso streghe, fattucchieri, stregoni, si serve di queste antichissime tecniche per cambiare il corso degli eventi a favore o sfavore delle persone, operando malefici, sortileggi, incantesimi per ogni occasione della vita. Ho preannunciato che vi avrei raccontato una storia vera di una persona che in maniera ossessiva si è servita per ottenere qualsiasi cosa, anche la più semplice, della stregoneria fai da te, rovinandosi praticamente la vita e la salute, nonché le finanze, naturalmente, alla ricerca di sempre nuove maniere, nuovi sortilegi da mettere in pratica. È una storia un po' estrema, è vero, ma è una storia vera e ci indica anche come la pratica occulta possa diventare una vera e propria mania, un'ossessione, una dipendenza al pari della droga o dell'alcol. La persona in questione è di ottima cultura, perché naturalmente si è pensati, portati a credere e a considerare le persone che si servono di questi mezzi come persone di bassa cultura, degli ignoranti. Invece no, qui abbiamo il caso di una signora che mi fu inviata da una cartomante, una brava cartomante che sapeva fare il suo lavoro, che, sospettando il pericolo che la persona in questione stava correndo, mi telefonò e me la fece incontrare. Appena vidi questa persona percepii una forte negatività, un grande freddo, una sensazione di malessere che mi avvolgeva, anche una leggera nausea per la verità. La sua aura era bassissima, priva della tipica colorazione di chi è in un buon equilibrio psicofisico. L'aspetto stressato denunciava una grande sofferenza sia fisica che psichica. Questa persona mi raccontò che da anni comunicava con lo spirito della madre morta, che era appunto morta da qualche anno, mediante sedute con il pendolo e il tabellone. Mentre raccontava, il suo parlare divenne confuso, agitato, privo di un senso logico. Capivo che il contatto con la mia energia stava smuovendo il suo astrale malato, che qualcosa però stava per venire fuori. Tangibile era la presenza di uno spirito nella stanza, proprio dietro le spalle di quella povera creatura, questa leggerissima, fumosa presenza. Compresi che quella persona era in gravissimo pericolo. Il mio spirito guida ovviamente mi illuminò sulla situazione e tutto mi divenne però chiaro. Ma lasciai che questa persona parlasse da sola, poiché se ciò fosse avvenuto già costituiva un buon segno. Ecco la storia. La persona in questione era sempre stata molto interessata al mondo dell'occulto, leggeva libri, si faceva spesso fare le carte e lei stessa praticava appunto la divinazione attraverso il pendolino e lo spiritismo anche. La sua attrazione per queste pratiche divenne nel corso degli anni ossessiva. Non faceva nemmeno un piccolo passo senza consultare cartomanti o se stessa con il pendolino. Però un cattivo giorno, un disgraziato giorno, cominciò a confezionarsi sortileggi per ogni occasione, praticamente un fai da te. Quindi dalla conquista di un amore al successo sul lavoro, ogni occasione era buona per confezionarsi un sortileggio ad hoc. Insomma, anni passati a farsi fatture praticamente su tutto, servendosi di candele e oggettistica comprata per corrispondenza e usando per attivarle vecchi grimori che davano le indicazioni più bizzarre sulla preparazione di tali manufatti.
Era normale che dopo tanti anni il conto sarebbe stato presentato da queste forze che purtroppo in maniera sciagurata aveva evocato, ed è stato anche un conto molto salato. Lo scatenarsi di tutte queste operazioni malfatte aveva provocato a questa sprovveduta creatura una tremenda infestazione larvale che allo stato attuale era giunta al terzo grado, e cioè al limite della irreversibilità. Quel limite oltre il quale non si può nemmeno avere speranza di tornare indietro e quindi salvarsi. Anche il fisico era stato intaccato da una seria patologia che le era stata diagnosticata, e pensate che questa persona, ben conscia che ritardare un intervento chirurgico che le avrebbe risolto il problema, lo rinviava invece da mesi, in una piena incoscienza, forse incentivata anche dalle larve, queste maligne creature che avevano tutto interesse a far sì che la loro preda rimanesse sotto il loro controllo per poterla finire in pace. Invece io ho sconvolto i loro piani, e questo veramente mi fa molto contenta, perché la persona attualmente ha riconquistato la padronanza su se stessa, ha compreso e riconosciuto la sua dipendenza dall'occulto ed ha finalmente affrontato questo delicato intervento chirurgico che le ha liberata sia dal male fisico, che anche, io dico che in ogni malattia fisica c'è anche una rispondenza nel campo astrale. Quindi noi auguriamo a questa persona che ben presto guarisca, perché la situazione è accaduta poco tempo fa. Oggi però questa persona, avendo superato questi brutti momenti, ha accanto spiriti buoni, spiriti della luce, che annienteranno giorno dopo giorno le tenebre che in anni di accumulo di forze negative con quegli interventi maldestri ha accumulato. Ora però passiamo ad esaminare il lato cosiddetto tecnico di questa storia. Che cosa è accaduto? Come hanno potuto delle operazioni magiche, fatte male tra l'altro, in maniera approssimativa, pedestre, scatenare un tale disastro? Semplice, la persona in questione, ogni qualvolta metteva in opera un sortilegio, che era quasi sempre rivolto alla conquista di un amore o al successo nel campo lavorativo, sbagliava il rituale, fidandosi di astruse trascrizioni che purtroppo si possono trovare anche su testi moderni, che andrebbero proibiti, dato il loro alto grado di pericolosità. Usava a sotterrare questa persona simulacri, quindi queste fatture, nei pressi dei cimiteri per far nascere un amore, pensate, e ceri neri con spilli infissi ed interrati in cactus spinosi per favorire invece un successo sul lavoro. Io ricordo che la bassa magia, quindi la stregoneria, come abbiamo già nelle puntate precedenti spiegato, si serve delle analogie e delle corrispondenze, quindi una sorta di magia simpatica, imitativa, che consiste nel provocare un'azione su una forma simbolica che poi possa avere lo stesso effetto a distanza sulle vittime prescelte. Quindi devo dedurne che questa persona, e anche purtroppo a volte i libri che ha consultato, non fosse in grado poter effettuare queste operazioni. Purtroppo io ho già sentito in passato di legamenti d'amore, operazioni magiche effettuate per ottenere o riottenere l'amore, sotterrate nei cimiteri, uniti nella morte, fino alla morte. Questo è il macrobo simbolismo degli ignoranti e criminali operatori, o anche dei libri che suggeriscono queste tecniche. Se c'è un luogo dove abbondano le larve e le energie negative, sono proprio i cimiteri, dove le energie in dissoluzione e il dolore ristagnano e vivono lì in perenne alimento, insomma. Quindi immaginate il danno fatto a queste persone, che non solo si ritrovano legate ad un'altra contro la propria volontà, ma poi soffriranno le conseguenze di questo sciagurato incantesimo.
Perché a volte questi incantesimi, questi sortileggi così macchiabili sortiscono anche il loro effetto, almeno per i primi tempi, ma in seguito le entità malvagie che hanno innescato il processo di congiungimento chiedono il loro tornaconto, che è quasi sempre purtroppo nefasto, se non si arriva in tempo a neutralizzarne l'effetto. Proprio come è avvenuto in questo caso, che nel corso degli anni c'è stata questa sovrapposizione continua di fatture, chiamiamole così, che la persona ha accumulato facendosi praticamente male da sola, ma facendo anche del male alle altre persone coinvolte. Dunque, questa persona, oltre a problemi fisici, che io, almeno dal mio punto di vista di occultista, ritengo che buona causa sia dovuto appunto a parte alla non prevenzione che invece bisogna fare per mantenersi in buona salute e per scongiurare danni ulteriori, quindi esami clinici, ma questa persona anche ha avuto dei gravi problemi nel campo lavorativo. In poco tempo ha visto dissolversi tutti gli anni di sacrifici che aveva fatto per ottenere una ottima posizione e anche, diciamo, un buon aspetto economico. Tutto questo si è quasi dissolto oggi. Quindi speriamo che in breve tempo l'equilibrio possa riportare la tranquillità e soprattutto una pace in questa vita che è stata così alterata. Diciamo che questa persona ha pagato a caro prezzo la smania compulsiva per l'occulto. Un'ultima cosa voglio aggiungere. La lieve e fumosa formazione che io vidi alle spalle di questa persona quando ci incontrammo e quindi che si manifestò durante questo primo incontro era proprio lo spirito della sua mamma, che in un tremendo sforzo ha salvato la propria creatura da una tragica ed oscura fine, perché c'è stato veramente poi una serie di eventi a favore di questa persona affinché le cose si svolgessero in positivo anziché in negativo, come invece si stava risolvendo. Dunque, un'altra cosa voglio dirvi, i malefici purtroppo non si dissolvono con la morte della persona che è stata colpita, quindi la morte non cancella i nefasti effetti di questi malefici che ristagnano nell'astrale del defunto, continuando ad infestarlo e ritardando così la liberazione dello spirito che tende a voler raggiungere la luce suprema, quindi anche danni dopo la morte. Molto spesso questi incantesimi vengono effettuati in maniera istintiva e anche con qualche risultato, perché gli incantesimi appartenenti alla magia elementare possono produrre a volte, anche al di fuori degli eventuali errori degli operatori, effetti incontrollabili. Ogni rituale deve essere compiuto nel modo giusto e con i necessari accorgimenti, con tutta la concentrazione mentale necessaria, rispettando le leggi del campo astrale ed ogni tecnica collaterale atta alla buona riuscita dell'incantesimo, che ricordiamo non è una cosa semplice alla portata di tutti, come si vuol far credere invece. Tali interventi possono raggiungere risultati controllabili e evitare pericoli soltanto se effettuati da veri maestri dell'arte magica, depositari di segreti profondi e in piena coscienza delle loro doti paranormali, che devono mirare sempre e comunque al ristabilimento degli equilibri a qualsiasi livello. Questa è stata una breve sintesi di un argomento che poi piano piano andremo a trattare nelle prossime puntate. Ricordo che potete sempre scrivermi o telefonarmi. Comunque ci vediamo ogni venerdì sera alle 21:30 sempre su Televita. Buonasera.